Pittura e musica a Capistrello hanno animato una festa dell'arte in memoria di Ugo Bellucci, collezionista, gallerista e mecenate, recentemente scomparso. Il servizio di Monia Baldascino. Gli spazi sono quelli della Piazza del Comune di Capistrello, della biblioteca e della scuola elementare, per 5 giorni divenuti contenitori di arte. Mostre, concerti, installazioni, proiezioni, presentazioni di libri, recital di poesie. È questa la prima edizione di Capistrell'Arte, rassegna in memoria di Ugo Bellucci, collezionista gallerista, morto da meno di un anno, grande promotore di artisti abruzzesi. E proprio un gruppo di artisti abruzzesi ha voluto rendergli omaggio con un'esposizione dal titolo Made in Italy, ispirata al 150° anniversario dell'Unità Nazionale. Mauro Rea, con le sue tele polimateriche per vase di surrealismo, Giancarlo Costanzo, con i suoi lavori di ricerca introspettiva, Manuela Mazzini, con la sua pittura geometrico-astrattista, Franco Sinisi, con le sue sperimentazioni di sintesi cromatica. Al loro fianco, protagonisti dell'evento, gli alunni della scuola media Sabin, che hanno suonato e dipinto dal vivo, realizzando opere ispirate alle avanguardie artistiche del Novecento. Un momento di forte crescita per i ragazzi, che hanno incontrato creativi, professori, musicisti come Mario Formisano degli Alma Megretta. Un seme piantato nella nuova generazione di Capistrello, perché i giovani maturino la passione per la cultura.